Fratelli Padani. Sono qui un po' emozionato, devo dire, perché ormai è 15 anni che vengo a Pontida, ma l'ho sempre vissuta in mezzo a voi, girando i gazebo. Oggi quindi per me essere qui è una grandissima emozione e quasi un sogno che aspettavo un po' di giorni, che ormai dico, cazzo, devo andare a Pontida. Quindi, insomma, essere davanti al mio popolo è un'emozione incredibile. Diversamente da tutti i miei fratelli che ho qui sul palco, non parlerò di politica, ma della mia squadra, la Nazionale Padana, che stiamo portando avanti. Abbiamo giocato in Lapponia un anno fa, quasi iniziando per scherzo. Scopriamo che c'è una nuova federazione che porta avanti un campionato del mondo delle nazioni non riconosciute, dei popoli. Allora decidiamo, in un mese e mezzo partiamo per la Lapponia. E grazie agli 11 giocatori in campo, e 3 sono qui con me sul palco, davanti al popolo. Abbiamo, grazie a loro, grazie a tutti quei tifosi che, partendo col camper da Milano, facendo 3 giorni di viaggio, sono venuti a sostenere la nazionale, siamo tornati da campioni del mondo. Sembra nata ieri la nazionale, ma già negli anni 90, 97, 98 la nazionale solcava già i campi di calcio di tutta la Padania, e dall'anno scorso abbiamo deciso di rilanciarla. Io me la ricordo ancora quando andavo a vedere le partite col papà e stavo sempre fuori dagli spogliatoi, perché vedere giocare la mia squadra era un sogno per me, e quindi stavo fuori a chiedere gli autografi ai giocatori. Un sogno essere lì. Quando l'anno scorso si è aperta una porta, una possibilità di girare il mondo con la maglia della Padania, ho deciso di rilanciare subito l'iniziativa. Dopo essere tornati da campioni del mondo, abbiamo adesso l'opportunità, abbiamo avuto l'opportunità di creare e poter avere in Padania le finali del campionato del mondo di quest'anno. Si svolgeranno dal 22 al 27 giugno. Giocheremo in 4 stadi, un po' in tutta la Padania, da Novara, Varese, Brescia, e la finale la faremo in Veneto, a Verona. E sapete, la particolarità di questo campionato rispetto a tutti gli altri campionati è che i giocatori che vengono a giocare ci vengono semplicemente perché hanno un ideale, ci credono e sono orgogliosi di poter mettere e indossare la maglia della Padania. C'è gente, ci sono giocatori che per venire a giocare con la maglia della nazionale si sono presi anche multe dalle società, perché la Padania no, e loro vengono lo stesso prendendo aerei da soli, ci credono, e così la nazionale andrà avanti. Oltre al calcio, però, la cosa bella è che tra di noi, tra la nostra squadra e le altre 5 nazionali che verranno, che sono il Kurdistan, il Gozo, la Lapponia, la Provenza e l'Occitania, staremo tutti insieme nello stesso albergo, e questo farà sì che tra di noi, tra popoli, ci sarà uno scambio culturale. Scopriremo le tradizioni, la storia degli altri popoli. E da un anno a questa parte, da quando ho cominciato a girare e conoscere tutte queste altre realtà, ho scoperto che come noi, in giro per il mondo, ci sono altri popoli che combattono per la loro libertà. Conoscere quindi la storia, la tradizione, la lingua di tutti questi altri popoli è per me un'esperienza incredibile. Ed è proprio come facciamo noi, quando tutti gli anni ci ritroviamo qui a Pontida, sul prato, spalla a spalla,
per far vedere la nostra forza e la voglia di continuare a tenere vive le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra lingua, portando avanti la nostra libertà. C'è un messaggio che questi mondiali lanciano, ed è un messaggio che ho visto scritto su un manifesto in questa campagna elettorale. Quando un popolo come quello padano cammina, piega la storia. Ebbene sì, questo è il messaggio che questo campionato lancia, perché non solo noi, ma tanti altri popoli continuano a combattere per la libertà. E se tutto ciò esiste, questo lo sottolineo sempre, e se tutto ciò esiste e la passione che metto per portare avanti la nostra nazionale è grazie a una persona che in tutti gli anni mi è sempre stata vicina e mi ha sempre spinto a portare avanti questo progetto, per cui devo dire grazie a mio papà, alla Lega, siccome insiste. Allora devo presentarvi la madrina di questi campionati del mondo dei popoli, Rosy Mauro. Per cui adesso spero di vedervi in tutti gli stadi a sostenere la nostra squadra con me e mio papà, perché è importante il grande messaggio che lancia, un messaggio di libertà. Quindi io vi saluto e lascio adesso a questo Martinelli, che ci farà vedere l'anteprima di un film che racconta la nostra storia. Forza Padania e Padania, viva la libertà! Perché i film è un mondo strano. Se nelle prime settimane un film non incassa molto, lo fanno morire. Dobbiamo dimostrare che noi adesso ci teniamo alla nostra storia raccontata da noi, vera, non falsificata da Cinecittà romana, ma vera come quella di Cinecittà che abbiamo aperto a Milano. Questo è il primo film della Cinecittà milanese. Lì c'è il regista Martinelli, è l'unico regista nato a Monza, qui vicino, che ha fatto esperienza.